A tutti guerrieri e guerriere Sailor, io sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Benvenuti in questo video di martedì 11 settembre 2018. Non si parla di Sailor Moon, ma c'entra poco, anche se io parlo di ritorno a parlare in questo video dei youtubers del Sailor Team. Sailor Team, che è un nome provvisorio, ora dovremo vedere. Già vi avevo detto, agosto, questo video è registrato innanzitutto l'8, ho avuto un giorno libero e quindi ne sto approfittando perché sapete che c'è mia madre, quindi quando registro i video giorni prima significa che quando c'è lei in casa non posso registrare. A parte questo, prima che registravo il video mi è arrivato questo unboxing da Amazon. In realtà già ve lo posso dire il contenuto perché ci sono gli indirizzi. E sono il volume 7 e il volume 8 di Dragon Ball del manga. E probabilmente, vabbè, questi li vedrete sabato in anime e manga. Probabilmente insieme, quando uscirà il 12, cioè domani, per voi sarà domani, per me saranno ancora giorni perché siamo indietro nel tempo. Il 12 uscirà il volume undicesimo del manga di Sailor Moon, il penultimo della nuova edizione Star Comics, quindi in quel caso io prenderò il volume 9 del manga di Dragon Ball, poi vedremo se prenderò entro il fine di questo mese tre manga di Dragon Ball, volevo dire, e uno di Sailor Moon, poi a ottobre l'ultimo volume di Sailor Moon e poi mi scade. Che devo rinnovare, mi sembra 36 euro Amazon Prime. Vabbè, a parte questo che non c'entra niente, stavo dicendo, ad agosto vi ho fatto un video in cui annunciavo, parlando degli youtubers del Sailor Team, dei nuovi candidati. Uno di questi candidati l'avete visto, ora mi sembra che in pausa, lo youtuber greco. Dopo lo youtuber greco, come ho detto, a settembre devo assolutamente fare questo video, dissi, dove vi annuncio varie cose. Oltre a Greco, che è il quarto, ci sono altri tre candidati. Uno di questi tre candidati non ha YouTube, non ha un canale YouTube e vuole collaborare con noi in modo diverso da come si fa tradizionalmente con avendo un canale YouTube. Ci sono stati dei personaggi, due di Firenze, che uno era impegnato con il lavoro e quindi non potendo registrare, avendo solo la mattina, alla fine non mi ha più contattato, mentre il secondo purtroppo voleva entrare, ma purtroppo il tema del suo canale era il gameplay e non faceva video vlog, non faceva niente e faceva solo live di gameplay, quindi l'ho visto io e gli altri come Luca Metabrixia, abbiamo deciso di non neanche di farlo entrare perché sembrava che questo personaggio fosse più legato all'aspetto di crescita, perché sapete che su YouTube ci sono molte persone che dicono che avendo tanti numeri di iscritti hanno più probabilità di essere simili ai grandi big di YouTube Italia, big dei canali grandi specifico. Io ho visto in questi giorni crescere da 738, arrivare oggi a oggi, perché è l'8, a 742, forse l'11, il 12, probabilmente ci saranno altri. Però non mi aspettavo una piccola crescita di iscritti, però come ho detto, per me i numeri, se siamo pochi, non fa tanta importanza. Per me le persone che mi seguono, quello è il mio valore di YouTube. Parliamo dei due candidati che hanno i due canali YouTube. Allora, il primo è un ragazzo che per privacy non si mostra in viso. Allora, come specifico, hanno superato uno di questi due YouTubers e compreso i membri di questo, del terzo, perché sono più di uno.
hanno superato la fine, cioè questo inizio di settembre gli scade il periodo di prova, mentre questo YouTubers in cui non si mostra il viso, essendo stato ad agosto in pausa, il suo periodo di prova è prolungato verso a inizio ottobre probabilmente o fine settembre. Ora devo decidere quando ritorna From Home Matte Channel, perché sapete che From Home Matte Channel mi ha dato tutti gli incarichi a me, e quindi io da solo mi trovo un po' in difficoltà a gestire. Nel frattempo io sto cercando anche altre persone. Fino adesso, come ho detto, ho trovato persone non serie e non interessate per questo gruppo, perché come ho detto, chi ha gameplay non fa vlog, non fa anime e manga, quindi è inutile fargli entrare. Dopo questo periodo di prova per questo YouTubers, uno dei due YouTubers è quelli che hanno queste persone, perché sono più di uno, che non hanno un canale YouTube ma hanno una qualcos'altro, diciamo così, sono ancora dei candidati e vedremo quando ritorna From My Matte Channel o metà mese o fine mese di valutare io con gli altri vecchi membri, Chiaraccio, Trice, Luca Metabix, i fratelli Click, Top Anime Zeta, Sergio Livorsi, di vedere se farli rimanere o. Ma io suppongo che fino adesso Luca Metabrixia ha dato un parere positivo per tutte e tre, quindi per tutte e quattro, c'è anche Greco specifico, quindi per tutte e quattro Luca Metabrixia ha dato un parere favorevole, e questo mi sta aiutando un po' a capire per chi ognuno di loro mi deve dare delle valutazioni personali. Chiaraccio anche mi sta dando mi ha dato delle buone impressioni per poi decidere. From Home Matter Channel poi non conosce ancora per Greco e questi altri due YouTubers che vi oggi dirò, e quindi deve vedere i loro canali. Allora, partiamo subito. Il primo YouTubers dei due che per privacy non vuole farsi vedere, mostrarsi in faccia, specifico il maggiorenne, non è minorenne. Trice, sapete che Trice è minorenne, ha 15 anni, 16 anni, però è l'unica minorenne di questo gruppo. Trice perché era una fan di Sailor Moon, eccetera, eccetera, e quindi fu inserita. Stavo dicendo, questo YouTubers ha una 100 e qualcosa di iscritti. Si chiama il suo canale YouTube, io non lo chiamo per nome, per privacy, Z16. Il canale, lo YouTuber di Z16 parla di anime e manga in maniera generale, però come Greco fate i video legati a Dragon Ball. Io la prima cosa che quando mi contattò, vidi il suo canale, dissi: ho trovato due ragazzi, Greco e un ragazzo anche lui, e Z16, che parlano di Dragon Ball. Visto che io ora sto avendo i manga di qua e di là, e quindi il fatto li ho presi, cioè ho detto sono molto, cioè ero interessato a farli entrare, perché parlando di Dragon Ball, a differenza di Luca Metabrixia che non conosce il manga, o di Ramon Mate Channel, persone che parlano nei loro canali privati, personali, volevo dire, di Dragon Ball, quindi per me è stato un sollievo, così per future collaborazioni, visto che io dovrò leggere in un lontano futuro i 42 volumi dell'Evergreen. E quindi Z16, il suo periodo di prova dovrebbe terminare o a fine settembre o inizio ottobre. Ora poi deciderò insieme a From Home Matter Channel cosa fare.
è maggiorenne. È maggiorenne, quindi lui praticamente va bene nel senso che anche se non si vuole far mostrare in viso, se un eventuale accettazione, chiamiamolo così, del come membro 100% del gruppo, durante le live probabilmente sentirete solo la sua voce. Il secondo youtuber invece è un mio coetaneo, anche di età, anche di veniamo dalla stessa parte, cioè di Napoli, anche lui, però abita a Milano, questo lo posso dire. Lui sta riprendendo dopo un periodo di pausa anche lui il suo canale, chiedo scusa perché qui ci sono personaggi particolari che fanno questi rumori. Allora, stavo dicendo, lui ha un canale YouTube che ha il suo vero nome praticamente. Come ho detto, è un mio coetaneo, quindi sono stato molto sollevato di avere un mio coetaneo, perché dopo Chiaraccio nell'anzianità vengo io, e se arriva anche lui, se lui diventa un membro, diventerebbe il terzo per l'anzianità, però siamo tutti giovani. Chiaraccio, non voglio offenderti, neanche io e neanche lui, che ora vi rivelerò come si chiama il suo canale, siamo giovani. Io mi sento un Peter Pan. Qui purtroppo ci sono diversi personaggi che danno spettacolo più di me, quindi. Allora, il suo canale è Dario Augusto IV. Dario, che è il suo vero nome, è un ragazzo in cui parla di Orli e Benici, commenta anche degli episodi, ha fatto anche delle live. Lui di solito, a differenza nostra, fa 2 o 3 video al mese, quindi per impegni di lavoro, devo dire, come i ragazzi di Firenze che era impegnato sempre tutti i pomeriggi a lavorare, Dario trova il tempo di 2 video in mese di farli. In questo periodo ho fatto delle live, ho visto, e ieri appunto ho messo un video, parlava appunto di un video, commentavo un episodio di Odie e Benji. Quando Luca Metabrixia ha visto che lui parlava di Odie e Benji, gli è saperto di essere illuminato il mondo. Mio fratello, quello che abitava qui, essendo appassionato, cioè gli piace il calcio, Odie e Benji è stato uno, quando era più piccolo, gli piaceva vedere Odie e Benji. Il manga si chiama tutto in altro particolare, perché in Italia avevano Mediaset, aveva quello di cambiare. Poi su YouTube, su Facebook c'è il fatto che loro, come Mila e Shiro, stavano tanti giorni durante una partita per fare per tirare il pallone nella porta, quindi tante di quelle su Facebook se ne trovano, di quelli memo, ora non mi ricordo. Sono rimasto molto colpito che Dario parlava appunto di Ollie e Benji, un canale dedicato a Ollie e Benji che su YouTube Italia non c'è, perché di solito parlano di più di Dragon Ball. Sono molto contento che Dario è diventato un candidato, e ovviamente io penso che sia Dario sia Z16, poi ti chiederò a Z16 se chiamarlo così o chiamarlo qua. Io lo chiamo Z16 perché so che lui è una persona che ama la privacy, lo youtuber Z16, quindi sono rimasto molto colpito perché anche Luca Metabrixia ha visto che sembra che appunto parlavano di anime di tutte e due.
come io parlo di Sailor Moon, come il canale Sailor Moon Fans, Dario parla appunto di Holly e Benji. Greco e Zeta 16 parlano, come tanti youtuber piccoli, grandi, medi e grandi, parlano di Dragon Ball. Su YouTube Italia ce ne sono di personaggi che parlano sempre di Dragon Ball. Come dicevo appunto, Greco, Dario e i terzi candidati, perché sono più di una persona, anche in quel caso non so, per privacy non posso pronunciarlo come si chiama il fondatore, però gli chiamo lo staff, perché se sono più di una persona gestiscono qualcosa. Io quindi il periodo di candidatura dovrebbe finire adesso, di prova, il mese di prova, il famoso mese di prova che Matteo ha messo come regola. I terzi, perché parlo al plurale, i terzi membri, i terzi candidati sono non sono youtuber, ma gestiscono, è uno staff che gestisce un sito web che si chiama spacenerd.it. spacenerd.it mi contattò affermando che volevano nel loro sito web una specie di una sezione che collaborasse con anime e manga, in cui loro parlavano di anime e manga. E lo staff del fondatore, penso, io gli chiamo il team staff per proteggere la sua privacy di questa persona che mi ha contattato, però sono più di uno, in cui io, gli altri membri del Sailor Team e gli altri tre candidati avessimo l'opportunità di scrivere noi stessi nel loro sito qualcosa riguardante all'anime e manga. Luca Metabrizia è rimasto molto contento e gli è interessato particolarmente, e sembra che anche Frommover nelle chat nostre gli è piaciuta questa cosa. Ora non so quanto ritornerà Frommover The Channel, vedremo un po' la situazione. Come ho detto, Dario, Greco e lo staff e il sito, diciamo così, spacenerd.it, la loro prova, il mese di prova scadrà in questi giorni, in questo periodo, metà settembre. Quindi metà settembre sappiamo già dobbiamo dare io quando ritorno, poi ne parlerò con Framo e Matteciano, e personalmente dovremo dare una valutazione se farli entrare. Probabilmente penso che non si sono lamentati, quindi questo significa che hanno tutte le carte in regola per entrare nel Sailor Team. Ora no, io parlo di probabilità, perché non so adesso Framormate Channel, perché l'ultima parola la deve dare anche Framormate Channel, che non li conosce, visto che sempre è stato impegnato per impegni personali. Quindi deve conoscere i loro canali, il sito di spacenerd.it, e quindi deve dare anche lui l'ultima parola. A parte questo, io nel frattempo sto cercando altri candidati. Z16, lo youtuber di Z16, il suo periodo di prova scadrà o a fine settembre o inizio ottobre. Ora vedremo un po', perché dobbiamo decidere che è l'unico. Fino adesso non mi hanno contattato, mi hanno contattato anche delle ragazze, ma di anime e manga nei loro canali non c'erano. A me mi dispiace un po' trovare persone non serie, perché io sono una persona che forse l'ho preso dal mio defunto padre biologico, quello di essere buono con tutti e di non vedere, quando tu hai la benda davanti agli occhi, di non vedere chi è serio e chi non serio. Questo è uno dei miei difetti, purtroppo,
però su Facebook, su YouTube ne trovi davvero tante di queste cattive persone. E mi è dispiaciuto molto che queste ragazze non avessero dei video che parlasse di anime e manga, anche per dare attrice e Chiaraccio un sostegno a livello dei membri femminili, perché giustamente sembra che questo gruppo sia diventato più maschilista che anche se ci sono due membri donne, però sembra che noi maschi siamo quelli più uniti, diciamo così, la youtubers maschili, diciamo. Ricordo che questi sono piccoli e medi canali, quindi questi candidati, tranne lo staff di SpaceNerd.it, non hanno dovrebbero comparire i loro nomi da qualche parte, non so se quando li ho pronunciati singolarmente oppure a fine video. Sul agosto avevo scritto sul blog con la B di Bologna, blog, nella sezione che cos'è il Sailor Team, voi potete vedere i loro nomi. Mi sembra che devo aggiornare anche lo staff di SpaceNerd.it, però mi sembra che c'è solo quelli di YouTube, i nomi di quelli dei tre candidati di YouTube. Lo staff di SpaceNerd.it non compare, perché non avendo un canale YouTube hanno un sito web. E sono molto contento perché YouTube mi sta dando possibilità di fare amicizie, a me e gli altri, con nuove persone. Ricordo che il nome è Sailor Team, 22 minuti il video termina, andiamo un po' alle lunghe perché questo è purtroppo, devo aggiornare anche del gruppo, non è colpa mia se siamo arrivati a 22 minuti. Dopo aver visto chi entra e chi non entra nel Sailor Team, ho deciso di mettere al voto anche delle loro proposte per un nuovo nome del gruppo. Sailor Team, le persone pensano che si parla di Sailor Moon. From Mate Channel disse che è stato dato questo nome per far vedere alle persone che essendo il fondatore e quindi io potevo, cioè si poteva capire che il canale Sailor Moon Fan era affiliato a questo Sailor Team che poi potrebbe cambiare nome, riferita alla manga anime, perché si parla di manga anime From Mate Channel, Greco, Dario, Luca Metabrizia, i fratelli Kirk Top Anime Z conoscono Sailor Moon, Giuseppe di Clicktop Anime Z no, conoscono Sailor Moon ma non conoscono la storia, e penso che Sailor Team non sia un nome adatto per altri membri in futuro, se ci saranno. La prima cosa che mi hanno sempre chiesto queste persone che mi contattavano: ma voi parlate di Sailor Moon? Assolutamente no, Sailor Team è stato messo come nome provvisorio, ma dovrebbe cambiare. E quindi spero che questo nuovo nome del gruppo possa davvero... Ah, sono fatto male. Possa davvero fare... Si possa trovare un nome adatto, definitivo, per questo gruppo di youtuber che hanno una passione di anime e manga. E quindi anche lo staff di SpaceNerd.it hanno voluto entrare nel Sailor Team. Ricordo, un nuovo provvisorio nel mio gruppo di youtubers. Mi fermo qui 24 minuti. Da Facebook a Instagram, tutti i miei social network, i ragazzi del Sailor Team, da From Mate Channel, a Greco, a Dario, Z16, Luca Metabrizia, Chiaraccio, eccetera eccetera. Domani, che è il 12 penso di settembre,
faremo un unboxing dedicato alla DC Comics, quindi preparatevi perché si parla di noi, di DC, della DC Comics. Ciao, sono un fan affiliato da Amazon. Il mio secondo canale, gestito in tema from Matt Channel della Luca Metabrizia, i Random Super Boys. Io vi do appuntamento a domani con questo unboxing DC Comics. Ciao!